a tutti, ciao ciao ciao, fa un caldo assurdo, non so se mi sentite perché ho il ventilatore che mi spara flash all'aria qui, perché si muore dal caldo chiaramente, ma giovedì farà ancora più caldo. Giovedì arriveremo ai credo 38 gradi, per cui penso che mi scioglierò qui davanti alla telecamera. Dunque, volevo rispondere a una persona, perché gli ho già risposto in realtà, però non è abbastanza, perché quando la gente, cioè, esagera, secondo me una piallatina non basta. Bisogna dargli proprio passaggio di qui, passaggio di là, prendere il mattarello, no, passarglielo di sopra, perché se le cose non vengono capite, io devo trovare un'altra strategia per fargliele capire. È vero che a certa gente fai prima ad inchiappettarla, scusate il termine, piuttosto che spiegargli le cose, perché almeno fai prima, boom, le inchiappetti, eccetera. Dunque, oggi rispondo a half defense, double offense, che già uno per chiamarsi così deve essere una persona carina, gentile, non aggressiva. Che mi dice? Dall'alto del fatto che conosce me, il mio curriculum, le mie capacità mentali, il mio amore per la tecnica e soprattutto il fatto che ho pubblicato 10 articoli tecnici, credo. Mi dice: se ti fossi laureata seriamente in ingegneria meccanica e ti fossi data da fare seriamente, non saresti qui a lamentarti. Allora, punto primo. Io gli ho mandato il mio link, il mio account su LinkedIn. Guarda, è vero, hanno fatto questo errore e mi hanno dato una laurea. Mi dispiace. Mi hanno dato pure un dottorato perché ho scritto degli articoli, innanzitutto. Poi io sono qua a lamentarmi. Però intanto, lamentandomi, in quel video in cui tu continui a scrivere insulti come un come una brava persona molto informata dei fatti, io ho fatto 26.000 ascolti. Per un canale che fa cagare come il mio, già che è piccolo come il mio, è un record. Comunque è una visualizzazione che i canali anche molto più grandi, magari delle volte non arrivano. Cioè, non tutti i video ti arrivano 26.000 ascolti. Metti anche che è dovuto al fatto che ho fatto litigare un po' di tutto, metti anche il fatto che ho avuto fortuna, concedimi 15.000 ascolti perché ho mandato un messaggio che è stato ad ascoltato. Il messaggio è stato ascoltato, era il momento giusto per mandarlo, ho avuto fortuna, però tanto io ce l'ho fatta, tu non so, ovviamente avrai un canale di 70 milioni di persone, perché chiaramente se uno ha un canale di 70 milioni di persone non viene a scrivere a me. Quel video è stato commentato anche da Lambrenedetto, che è un canale molto più grande del mio e con molto più successo, però l'ha commentato anche lui incazzandosi. Quando lui l'ha commentato incazzandosi, io ero felicissima perché vuol dire che quel video è stato commentato da lui, è arrivato fino a lui e quindi ha mandato un messaggio, contrario a quello che pensa lui. Pazienza, abbiamo due visioni completamente diverse, va bene, io non mi incazzo. Non mi incazzo neanche quando mi dice tornatene nel paesello, innanzitutto perché dovreste chiarirmi quale paesello, perché io ho vissuto in diversi paesi in Europa, quindi ditemi dove devo tornare. Se devo tornare dove sono nata, che è una città, piccola ma è una città, oppure dove ho vissuto in Italia, che è un paesino del culo. Se devo tornare in Repubblica Ceca, perché io sono andata prima in Repubblica Ceca e poi in Germania, quindi non so bene dove devo ritornare. Comunque nel caso massimo io dovrei ritornare nel paesino di Stanigliano, dove le persone non mi conoscono assolutamente. Quindi potrei tornare e spacciarmi come, che ne so, ex abitante di Domodossola, trasferitasi a Stanigliano, tanto non credo che nessuno mi riconosca ancora. Benissimo. Detto questo, io sì, mi sono data da fare. Ho imparato anche due lingue straniere in più, che sono il tedesco e il ceco. Ho cercato di lavorare intanto che studiavo, questo è un momento di difficoltà per me, molto lungo purtroppo, ma è un momento di difficoltà per me. E comunque sto cercando di darmi da fare, appunto perché sto cercando di rendere questo canale un canale che mi porti degli introiti. Quindi è per questo che faccio video sulla Germania, è per questo che faccio video sulla scuola della Germania, farò dei video sul lavoro in Germania appena riceverò tutte le informazioni del caso, perché voi non lo sapete, non l'ho ancora detto, però sono in un'accademia in questo momento che mi rilascerà anche un diplomino, va bene,
dove mi insegnano comunicazione, psicologia, come andare preparati ai colloqui. Scusate se non mi vengono subito le parole, ma a me veniva già subito la parola tedesca in testa. E comunque sono molto impegnata quasi tutto il giorno. Dopodiché vengo qua, faccio le cose, i compiti, gestisco YouTube, gestisco il mio blog. Insegno italiano, quindi cioè, ci sono delle persone che mi dicono: ah, tu non fai niente, vivi sulle spalle del tuo uomo, e poi per cazziarmi, no, mi dicono: ah, tu insegni italiano, però fai questi errori, non lo sai, sei un ignorante, bla 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 bla. Allora, ma io lavoro o non lavoro? No, perché se non fare un cazzo per me significa sdraiarsi sulla spiaggia e dormire prendendo il sole, però io riesco a non fare un cazzo, attenzione, insegnando italiano. E quindi viene da chiedersi, ma i miei studenti, cioè, faccio lezione con Skype, quindi in teoria dovrebbero uscire la mano, cioè far entrare la mano dentro l'etere, farlo uscire da me e strozzarmi perché io sono un insegnante che non fa niente. Invece continuano a prenotarmi lezioni, vi do questa notizia. E non li posso neanche costringere perché sono sconosciuti che magari mi prenotano la prima lezione e abitano in posti facilmente raggiungibili come la Cina. Io adesso vivo in Germania, vi ricordo, svariati stati degli Stati Uniti, il Canada, Sud America, che cioè, non è che li conosco, io non li conosco. Quindi, cioè, se volete dirmi qualcosa, no? Per esempio, se volete criticarmi, criticatemi, perché in questo momento sono seduta di merda con voi, non so se si vede, non sono seduta come si dovrebbe sedersi quando una persona ti rispetta, cioè non troppo avanti perché dimostra impazienza, non troppo indietro, scusate, così, no, messa così come gli studenti quando si annoiano. Allora, in questo senso potete criticarmi, fate pure, perché non sono capace di star ferma, perché gesticolo troppo, perché ho un accento di merda in italiano. Quello che volete, ma almeno su cose vere, no? Che poi è una tendenza bellissima perché io ho visto un video fatto molto bene da Edin che aveva spiegato: beh, io in Germania guadagno 3.000 euro, mi sembra, se sbaglio, correggetemi pure. E nessuno ci credeva, ma per quale razza di motivo dovrebbe mentirvi? Lui ha dovuto mandare tutti i documenti che provano questa cosa. Io in realtà, no, sono così ingenua che non riesco a concepire per quale diamine di motivo al mondo le persone non capiscono subito che io adori certi argomenti. Io dormirei con i libri vicino a me, soprattutto di matematica e fisica. Capisco di avere dei gusti di merda, però è vero, non c'è alcuna ragione al mondo su cui per la quale dovrei mentire. E niente, però questa cosa continua. No, non è vero, tu non sei data da fare. Ah sì, allora perché ho fatto più di 500 video su YouTube? Così perché non avevo nessuna voglia di darmi da fare. No, la realtà è che la vita non è tutto automatico, non è che ti viene regalato tutto, anzi, il mondo del lavoro è un mondo pieno di pesce cani. Probabilmente io ero anche una persona piuttosto debole, non è che io stia dicendo al contrario. La forza di carattere la forza d'animo si può anche acquisire, vi do questa notizia. Infatti, se io un tempo facevo un'operazione come ho fatto con Mister Nichilista, mi arrivavano 500 messaggi di insulti dandomi come minimo della sbruffoncella, ma c'era di tutto come insulto. Mi sarei probabilmente sparata. Adesso l'ho letto, ho detto: cazzo, cioè, alcune volte ridevo perché ho detto: questi che cazzo di idea si sono fatti di me, no? Cioè, proprio tutto il contrario della realtà, anche difetti che non ho, proprio che non robe che non farei mai, no? E tra tutti questi difetti, noto che mi considerano una falsaria, cioè non è assolutamente vero quello che ho fatto. Cioè, tesoro, tesoro mio, tesoro caro. Se scrivi il mio nome e cognome su internet, vedrai che ho pubblicato un libro, ho pubblicato degli articoli e non ho corrotto nessuno in giro per l'Europa per avere queste cose. Perché, allora, innanzitutto si dice sempre che io sono brutta, qui e là, su e giù. Ma
informazione che mi entra di qua e mi esce di là, non me ne frega un cazzo. Ma allora, se io ero così brutta, come facevo a fare le corruzioni sessuali per ottenere i diplomi? Non potevo, infatti non le ho fatte. Io non ho una lira, si può dire. E quindi non li ho corrotti con i soldi, quindi come li corrompo? Non si sa. Con le raccomandazioni di mio padre, ma mio padre faceva l'operaio, mia mamma faceva l'impiegata, quindi un cazzo, non sono politici, non sono gente della politica, non sono gente dello spettacolo, sono persone assolutamente normali. Quindi, cioè. Ho messo un po' di olio qua, no? Qua. E anche qua a sinistra, che mi sono data da fare. Però anche se ti da fare, nella vita può andare male. Vi comunico questa cosa, eh. La sfiga c'è. Non vi posso fare una dimostrazione matematica per dirvi la sfiga esiste, ma c'è, credetemi. Altrimenti tutte queste persone che vanno dai maghi, fattucchiere, tutte queste cose, non si spiegherebbero. Spero di aver argomentato bene, e spero di non dover chiarirmi di più, perché, cioè, è un po' noioso, eh? E spero di riuscire a fare dei video femministi che fanno tanto incazzare i miei hater, perché io comunque, ormai, mi ci diverto. Mi ci diverto a leggere le stronzate che certe persone riescono a scrivere e dico. Contento tu che riesci a farti queste figure di merda e vieni smerdato continuamente, continuamente scrivi. Cioè, io apprezzo veramente la sua forza d'animo, la sua testardaggine a dire cacchiate. Niente, scusate per la lunghezza di questo video, però avevo molto da dire. Quando uno gira le balle ha qualcosa da dire. Almeno quello. Ciao ciao, un bacione.